Taglio dell'IRPEF verso l'azzeramento del disavanzo per la sanità, nuovi provvedimenti per il trasporto pubblico e maggiori investimenti sui servizi sociali. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha illustrato i provvedimenti contenuti nel bilancio a favore della provincia di Frosinone. Si parte dal taglio di mezzo punto percentuale dell'IRPEF anche per le fasce economicamente più agiate, poi l'abbattimento del ticket sanitario e gli investimenti nel campo del sociale. Secondo il Presidente, il Lazio è una svolta, in particolare nella sanità, dove, grazie all'abbattimento del debito, ci sono state 71 assunzioni, l'apertura di 3 case della salute, una rete di emergenze più forte e 14 nuove ambulanze. Anche nel settore dei trasporti pubblici sono stati annunciati investimenti, 931 milioni di euro per il 2017, ma non solo. La Regione ha anche pensato a 50 milioni di euro per garantire la messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico, una programmazione delle opere pubbliche per essere più vicini alle esigenze dei comuni. Secondo Zingaretti, dunque, si apre una nuova era dopo anni di forte difficoltà. Gli impegni che ci sono tutti coperti, con queste novità che, se ci diciamo la verità, nessuno ci avrebbe creduto 3 anni fa. Abbiamo abolito il ticket regionale e abbassiamo l'IRPEF. E ripeto, se uno fosse andato 3 anni fa da qualsiasi cittadino a dirlo, avrebbe detto ma figurati, invece è successo e ce l'abbiamo fatta. Che oltre agli impegni c'è un problema reale di non comunicazione delle burocrazie molto spesso, e quindi anche la pratica accettata, finanziata, però poi è lenta nell'arrivare alle persone. E quindi creiamo un canale di comunicazione diretto tra l'amministrazione comunale e la regione per seguire l'iter delle pratiche che riguardano il comune. Lo sportello del sindaco servirà proprio a questo, è una novità assoluta perché, ripeto, nel mare magnum della burocrazia non si possono lasciare da sole le persone che cercano poi a quel punto solo di vedere esaurito un desiderio accettato. Strade, treni, sanità, abbiamo svoltato. Beh, oggi l'83% dei treni nel Lazio è nuovo, perché li abbiamo messi nuovi. Finalmente stiamo mettendo 350 nuovi pullman del Cotral, e per raccontare qual è l'effetto rivoluzionario basta dire che il Cotral ha dei pullman comprati con i mondiali del 90. Una vergogna, 1 milione di chilometri in alcuni casi. Non si potevano comprare perché erano al Cotral allo sfascio. Oggi abbiamo assunto 200 dipendenti, autisti nuovi, ma soprattutto arrivano i nuovi pullman per i cittadini pendolari. Presidente, può specificare i Frosinone? Proprio alcuni giorni fa l'Europa ha raccontato che ci sono centinaia di migliaia di morti per l'inquinamento in Europa. Purtroppo nella nostra regione una delle aree a più alto tasso di inquinamento è proprio la provincia di Frosinone. Quindi abbiamo stanziato 15 milioni di euro destinati in gran parte ai comuni per politiche che spingono verso la salubrità dell'aria. Si va dagli incentivi per le caldaie, agli investimenti per i mezzi elettrici, a politiche a sostegno alla chiusura dei centri storici dei comuni, a città intelligenti per evitare che si utilizzi in maniera inappropriata l'auto privata.